Teatro Remigio Paone, 11 e 12 aprile, ditegli sempre di sì, l'associazione Il Focolare. Partiamo dal regista Sergio Locascio. Come mai proprio questa commedia di De Filippo? So che voi siete un gruppo di amici che poi si è riunito, ha formato questa associazione compagnia e fate in particolare le commedie di Edoardo, no? Esatto, ma in realtà adattiamo quanto più è possibile le commedie in base al numero dei personaggi e per le persone che sono nella compagnia, per non lasciare mai nessuno fuori. Anzi, si aggiunge sempre qualcuno nuovo e quest'anno abbiamo avuto diversi grandissimi acquisti, uno dei quali è la nostra Pamela che ci ha regalato un cameo. Lei è un'attrice quasi professionista e ha fatto una piccolissima parte che per noi è stato veramente un grande onore averla qui. Perché proprio Edoardo? Perché noi siamo un gruppo di attori quasi tutti esclusivamente napoletani, trapiantati tutti quanti a Formia. Abbiamo qualche infiltrato, purtroppo. Capita. Una formiana. Che però si è adattata bene nell'ambiente così partorito. Diciamo perché non siamo razzisti, ecco. E quindi le commedie di Edoardo un po' alla volta si fanno un po' tutte quante. Abbiamo iniziato con Non ti pago, adesso abbiamo fatto degli sempre di sì. Noi in questa stagione teatrale ne abbiamo ospitati tanti, no, di Edoardo, fatte da diverse compagnie, addirittura la settimana scorsa in chiave contemporanea, quindi ne abbiamo avuto diverse sfaccettature, però fa sempre ridere, no? Dopo tantissimi anni, decenni che sono passati, fa sempre ridere. Secondo voi qual è il segreto? L'attualità, sicuramente. Il fatto che comunque gli argomenti trattati da Edoardo sono sempre molto attuali e comunque il fatto che faccia ridere è sempre molto relativo. Secondo me la cosa più importante è la morale che c'è poi sempre alla fine. Che poi una risata comunque non volgare, no? Appunto, una risata, quella giusta, quella discreta, ma poi soprattutto quel messaggio che lui ha sempre mandato e che continuerà ad essere vivo sempre. Anna Rampa. Una nuova, arriva anche lei, una nuova. Quasi nel nostro gruppo, ma comunque. Qualcosa sulla scenografia, abbiamo visto un miramare. Abbiamo avuto il copyright. In effetti su questi pannelli c'è tutto il nostro sudore. Così come si dice che nelle banconote c'è il sangue, qui c'è il sudore. Perché è stato tutto creato in modo artigianale, tutto con la buona volontà e diciamo tra virgolette non fatica ma la passione a fare determinate cose e portarle in scena. Io vorrei spendere una parola su questa cosa del teatro amatoriale, no? Che molti reputano una parolaccia, tra virgolette, invece secondo me è una grande risorsa, no? Quella del teatro fatto da persone che magari nella vita fanno altro e che si dilettano facendo teatro, che è una delle arti più antiche ma più valorose della nostra Italia. Voi che siete amatoriali, penso che siete fieri di esserlo, anche se recitando, insomma, non si direbbe, molto spesso gli amatoriali sono anche molto più vivaci, tra virgolette, dei professionisti. Voi cosa ne pensate? Io non penso niente, però l'unica cosa che posso dire è che stasera, adesso, 5 minuti fa, una signora, mentre parlavamo qui dal pubblico, è venuta e ha detto: io ho assistito, senza fare falsa modestia ovviamente, alla settimana scorsa, il mese scorso, ditegli sempre di sì, fatta al teatro Ariston da Gigi Savoia. Ecco, io devo dire la verità, mi sono divertito di più stasera. Le scenografie di erano molto fredde e questo è il giusto premio che ci spinge ad andare avanti. Sì, ma alla fine, senza nulla togliere a quello che chiamano teatro dilettantistico, il teatro amatoriale, come piace sottolineare a Vittorio Rampa, il nostro grandissimo amico che salutiamo, è il teatro di chi ama, ecco. Non è il teatro di chi si diletta. Quello è il termine giusto. È vero, certo. La radice di amatoriale è l'amore. Perché fare il teatro non c'è altro. Con tante problematiche che ti comporta, con il lavoro, con la casa, specialmente. I costi. Esatto. E quindi logicamente si fa veramente per amore e perché arde quel fuoco sacro dell'arte. Ma lo facciamo, lo continueremo a fare e lo faremo quando ne vediamo più. Amatoriale perché è solo per l'amore per il teatro e basta. Prossimi progetti del Focolare? No, niente ancora. No. Portiamo questa il regista ha detto facciamo no. Almeno un anno questa commedia qua, poi cominciamo a pensare, dipende un pochino da... Altrimenti poi finisce la sorpresa. Intanto anche domani sera alle ore domani sera, alle ore 21. Vi aspettiamo numerosi alle ore 21. Numerosi, la parola c'è, usiamo. Numerosi. Quando le parole ci stanno bisogna usare, se no ci confondiamo. Grazie, in bocca al lupo, Teatro Remigio Paone, 11 e 12 aprile, ditegli sempre di sì.